una giornata che sicuramente entrerà nella storia, 150 anni di CAI nazionale, 140 il CAI di Bergamo, ma soprattutto abbiamo portato le bandiere anche per ricordare che nel 2019 Bergamo sarà candidata come capitale europea. Vabbè, per noi non è che da dire che è un orgoglio portare le bandiere del CAI sulle vette più significative della provincia di Bergamo, questo proprio per promuovere Bergamo capitale europea della cultura. Ci crediamo e speriamo che questo vada in porto, magari anche col nostro piccolo aiuto. 26 persone presenti oggi in vetta e questa è già una data da segnare. Un grande successo, penso, un grande successo veramente sì di partecipazione e di una giornata fenomenale, perché tempo bellissimo ci ha premiato oggi e anche io mi allego alle parole che ha detto Rino. Speriamo che questo qui valga perché Bergamo diventi capitale della cultura 2019. Vediamo, tanti auguri a tutti. A fare da sentinella sulle nostre montagne c'è sempre il soccorso alpino e qui anche oggi presente con Davide Borlini. Ecco, l'importanza ovviamente di questa giornata anche da parte vostra. Ma sì, sicuramente una giornata su un terreno impegnativo e comunque, come si è visto anche dalle foto, tutti col casco, perché anche in personale è bene preservare la testa da eventuali cadute accidentali di sassi. E comunque niente, per qualsiasi esigenza si rimanda tutto al numero unico emergenza 112, che in caso di bisogno invierà i mezzi opportuni di soccorso. Un'esperienza che anche per voi entrerà nella storia sicuramente? Ma senz'altro, ma calcolando che oggi, oltre a Bergamo, portare il nome di Bergamo qui in montagna sulla vetta Presolana, oggi dobbiamo ricordare anche due nostri soci del CAI di Bergamo che sono morti l'8 ottobre, cioè Capitanio e Enrico Villa. Perciò oggi è un giorno abbastanza particolare, non ci siamo un po' associati al CAI Clusone per stare qui tutti in vetta insieme e ricordare questi due nostri amici.